Io non sto dicendo che in 10 mesi abbiamo fatto tutto quello che doveva essere fatto. Anch'io ogni giorno quando mi alzo e vado al Ministero vedo il bicchiere mezzo vuoto e ritengo che alcune proposte che lei ha sollecitato, per esempio la lotta ai grandi evasori, è una legge che finalmente consenta le manette per i grandi evasori, siano gli obiettivi principali che deve avere questo governo. Dico semplicemente che in 10 mesi avevamo da fare alcune cose che potevano essere fatte immediatamente, altre che necessitano di uno studio un po' più approfondito, però quello che ho raccontato prima è per dire che in questi 10 mesi non siamo stati fermi, ma io vi ho parlato di più o meno un provvedimento al mese. Oltre a questo c'è il reddito di cittadinanza, che oggi è una realtà, il decreto crescita, e ci impegniamo quotidianamente per realizzare un programma su cui ci eravamo impegnati con gli elettori. Ora non mi sfugge la preoccupazione, che non è solo sua, ma è di tanti cittadini, cioè di vedere che questo lavoro non paga come dovrebbe, a differenza magari dell'altra forza politica che porta avanti 2,5 cose, mi ha detto. Però in una democrazia ogni forza politica deve mantenere il suo stile nel fare le cose, e lo stile del Movimento 5 Stelle, chiaramente poi noi quotidianamente cerchiamo di migliorare nel lavoro che facciamo, anche nella comunicazione, però lo stile del Movimento 5 Stelle è quello di lavorare a testa bassa sulle cose che ci sono da fare e comunicare le cose quando le cose sono andate in porto, quando è ottenuto il risultato. Io non voglio assolutamente accusare il sistema dell'informazione, per carità, però perché poi ciascuno si deve prendere le responsabilità del lavoro che porta avanti, sia in termini sostanziali sia in termini comunicativi. Però dobbiamo anche constatare che c'è un sistema di informazione che per mesi non mi ha chiesto della legge anticorruzione, mi ha chiesto della legittima difesa. Quando l'anno scorso sono andato in via D'Amelio per la commemorazione di Paolo Borsellino e degli uomini della scorta che sono morti nella strage di via D'Amelio, io, quella è stata forse la prima e l'ultima volta che mi sono arrabbiato con i giornalisti, perché poi tendo sempre a prendermi le mie responsabilità e andare avanti col lavoro. Cioè anche in quel giorno la prima domanda che mi è stata fatta non è stata sulla legge sul voto di scambio politico mafioso, che noi abbiamo immediatamente depositato quando siamo entrati in Parlamento e che adesso verrà approvata su 416 terre. No, è stata la legittima difesa. Cioè per me, sì, guardate, alla fine ero contento dell'approvazione di questa legge, anche perché finalmente nessuno mi chiedeva più della legittima difesa, perché era l'unica domanda che mi veniva fatta quotidianamente a fronte di una serie di problemi su cui io sono pienamente d'accordo con lei. La giustizia è il settore più importante, e quello che abbiamo fatto è soltanto l'inizio di un percorso. Quello che ci tengo a rivendicare è che questo inizio, che rappresenta l'inizio di un bicchiere che ancora è mezzo vuoto, è un inizio che di fatto va in una direzione differente rispetto al passato, dove la giustizia era soltanto una bandiera che veniva sventolata. Nella scorsa legislatura ci fu una legge anticorruzione che prevedeva l'inasprimento delle pene, ma era solo una bandiera, perché poi si sapeva che alla fine anche i condannati finivano col farla franca. Quindi quello che dico semplicemente, senza, anzi, riconosco ad altre forze politiche che tante delle idee che stiamo portando avanti erano proprio già ideate, seppure in campagna elettorale, portate avanti altre forze politiche, però ci tengo a rivendicare la coerenza
di un governo che quantomeno questo inizio di percorso lo sta facendo. Ribadisco, ci sono tante cose da fare, io condivido con lei, non condivido il fatto che se ne potevano fare di più in questi 10 mesi, perché mi creda, è un lavoro che viene portato avanti giorno e notte, è un provvedimento praticamente di media al mese nel settore della giustizia, è una media abbastanza alta, però si devono fare tante altre cose, ne sono convinto, è un percorso che noi stiamo avviando con la consapevolezza di chi sa che la giustizia ha un rilievo culturale fondamentale per le nuove generazioni. Guardi, io glielo dico, questa è una cosa che dico sempre, che è una cosa personale, io sono di Mazzara del Vallo, sono siciliano, orgoglioso di esserlo, poi adottato dalla terra toscana dai 18 anni in poi, però sono cresciuto e primi, io glielo dico sempre al dottor Caselli, la prima volta che l'ho incontrato è stato in una scuola superiore di Mazzara del Vallo, perché noi incontravamo magistrati, servitori dello Stato che venivano a raccontarci quanto fosse importante servire lo Stato. Questa è la mia premessa culturale che porto dentro il mio cuore con emozione ogni giorno, che porto avanti e che mi spinge a fare sempre di più. E per questo credo, e sono perfettamente d'accordo con lei, che la giustizia sia un settore su cui investire non soltanto in termini economici, ma anche in termini culturali, per parlarne con le nuove generazioni che stanno crescendo con una consapevolezza che non è la nostra. Noi siamo cresciuti in un'epoca in cui la giustizia era sentita e noi dobbiamo tornare a parlare di giustizia. Io sto portando avanti protocolli nel mio piccolo per cercare di parlarne alle scuole e credo che sia fondamentale che ci siano occasioni come questa per parlarne, che se ne parli ancora. Considero le critiche che vengono fatte preziose, perché sono uno stimolo per il lavoro che dobbiamo portare avanti. Dico semplicemente che questo titolo molto suggestivo del potere dei senza potere, io sono perfettamente d'accordo sul fatto che quella sia la direzione, però ci tengo a dire che proprio perché sono d'accordo, il fatto di aver approvato come prima legge la legge cosiddetta spazza corrotti dà l'idea di un governo che vuole affrontare i temi della giustizia, che sono i temi che riguardano un certo tipo di giustizia, che è quello dei colletti bianchi, avendo chiaramente a cuore la giustizia a 360 gradi e anche il cosiddetto diritto diseguale, cioè quello che arriva alle persone e che tiene conto delle differenze sociali. Anche lì mi permetto di dire che sia la legge sull'azione di classe, sia il femminicidio, sia tutti i protocolli che sto cercando di portare avanti per consentire un effettivo e sostanziale reinserimento dei detenuti nelle nostre carceri, che sono stati completamente dimenticati, loro e gli agenti di polizia penitenziaria e tutto il mondo penitenziario negli anni scorsi. Ecco, questi sono tutti inizi, ok? Piccoli inizi che però vogliono mettere le fondamenta di una giustizia che davvero si occupi della società, di tutta la società, e di una giustizia che sia consapevole del fatto che chi, i cosiddetti colletti bianchi, coloro che forse si possono permettere di più di rispettare la giustizia, ecco, devono pensare che non possono sbagliare, perché chi sbaglia paga, dall'aduncolo al grande corruttore, così come al grande evasore. Questo è l'obiettivo fondamentale, perché davvero attraverso la giustizia si può rivendicare quel principio di eguaglianza che deve essere considerato l'obiettivo quotidiano di ogni Stato di diritto. E chiaramente è un obiettivo ambizioso, però
ci stiamo lavorando e nel mio piccolo ci lavoro, ripeto, con quelle premesse culturali, perché la giustizia deve tornare non a creare polemica ma ad emozionare i cittadini. Io ogni mattina, quando salgo le scale del Ministero, mi ritrovo di fronte a una enorme targa dedicata a Giovanni Falcone, e quella è un momento della mia giornata in cui dentro di me so che ho una grande responsabilità, che chiaramente non potrà mai arrivare nemmeno a una briciola di quello che hanno costruito uomini come Giovanni Falcone, però quantomeno ho la responsabilità di provarci. E mi viene in mente quella meravigliosa frase di Calamandrei riferita a coloro che hanno combattuto per la resistenza, quando diceva che noi a volte pensiamo di giudicare l'operato di chi è morto per la nostra costruzione, per la nostra libertà, e invece non ci accorgiamo che sono loro a giudicare noi, e sta a noi ogni giorno con le nostre azioni decidere se farli vivere o morire per sempre. E allora questa è una mia piccola suggestione, una mia piccola premessa e al contempo obiettivo che mi porto dentro e che cerco di realizzare. A volte ci riesco e tante altre volte no, e chiaramente la politica ti pone ogni giorno di fronte a difficoltà concrete, con logiche con cui a volte ti trovi a disagio se mantieni la dimensione del lavoratore, della persona che vuole veramente soltanto fare le cose. Però ecco, voglio rappresentare, ci devo rappresentare che questa premessa, questo stimolo quotidiano ci sono ogni giorno, e avrò modo poi, e mi piace in queste occasioni potermi confrontare per trovare anche nuovi stimoli. Grazie. Speriamo, e ringrazio soprattutto tutti voi che avete partecipato, spero che ci rivedremo nel corso di tutti i dibattiti dei prossimi 2 giorni. Grazie ancora.